Bene, ragazzi, attenzione, c'è questo caso in corso. Herbert ha offeso la nostra categoria preferita insieme ai camionisti. Ma non è vero! Noi vero, chiediamo umilmente scusa, non c'entriamo nulla. Lui ha abusato del potere di questo microfono, di bravo, queste potenti Marco, frequenze per insultare i nostri fratelli. Sì, i nostri fratelli tassisti, tra l'altro, a microfono spento, ha detto anche che siete una lobby, eh? Oh! È vero. Ascoltiamo il caso del giorno, vai Pippo. Attenzione! I fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso. Ben ritrovati dalla redazione dei casi speciali dello Zoo di 105. Abbiamo preso la linea e rubato del tempo prezioso alle scenette dello zoo per cercare di risolvere un problema che sta mettendo a rischio la vita del famoso attore campione d'incassi Herbert Ballerina, che da qualche ora è costretto a circolare con giubbotto antiproiettile e scudo antisommosse. Ma andiamo per ordine. Ieri pomeriggio il comico, ballerino, attore, pagliaccio per feste private ha concluso un intervento in onda disprezzando la categoria più amata dallo zoo, i tassisti. No. Risentiamo la squalida frase incriminata. Hai detto che i taxi a Milano costano troppo. Troppo. E quindi, invece... e quindi la gente prende la macchina e quindi c'è tanto traffico, poi ti fanno le multe, poi gli mettono l'ecopass. Dovrebbe tipo il comune incentivare i taxisti, esatto, fare in modo che loro abbassassero il prezzo del taxi. No, li devono proprio togliere da Milano. No, li devono proprio togliere da Milano. Da qualche ora i tassisti di Milano sono appostati in via Turati, vestiti da vichinghi e imbracciando delle spade con incisa la frase «Herbert, sei morto stronzo». Il povero stolto di Campobasso nelle ultime ore ha cercato di imbonire la categoria dei tassisti, chiamando tutte le compagnie presenti sul territorio lombardo e scusandosi. Benvenuti, siete collegati a Radio Taxi Satellitare 6969. I nostri operatori sono momentaneamente occupati. Taxi, buongiorno, sono Andrea. Sì, pronto, buonasera. Dimmi. Io sono Herbert Ballerina, non so se mi conosce. Attore, no, autore, sentito, pagliaccio. Senta, io oggi in radio ho fatto un po' una cazzata, cioè ho detto praticamente che il taxi a Milano costa un po' troppo, no? Ma così, per ridere, cioè, non è che... adesso mi sono arrivate delle minacce, io adesso ho un po' paura, cioè, volevo sapere, cioè, cosa posso fare. Ma chi è che ti ha minacciato? I tassisti! Figli di leone! Cioè, non è che... magari ti mena. Non è che lei può fare un comunicato a tutti i taxi che... Per dice... dire di lasciar stare Herbert. Cioè... Bene, dai, te lo faccio. Lo fa? Lo faccio come Non è che lo potete scrivere sui monitor, cioè invece del prezzo scrivi ma Herbert si scusa, va scherzando. Se qualcuno prende Herbert stava scherzando, diciamo. bravo, no, perché io lo prendo Herbert. Il taxi una volta all'anno, però lo prendo. Va bene, te lo faccio subito Herbert. Va bene, grazie, ciao bello, ciao, grazie, ciao. Grazie per aver chiamato Taxi Blu. Taxi, buongiorno. Buonasera, io sono Herbert Ballerina di Radio 105, non so se... Sì, mi dica. Ah, mi conosce? Sì, certo. No, allora è successo un po' un casino, perché oggi per ridere, no? Sì? Ho detto che i taxi a Milano costano molto, cioè... la stavo sentendo. Ah, stavi sentendo? Sì. Ma tu dici che è grave sta cosa? Cioè, non... No. Cioè, non è che sarà, perché mi sono arrivate già delle minacce di morte, capito? Questi... Io ho sentito anche che avete detto che ci sono tariffe comunali. Però, no. No? No, c'è solo una tariffa regionale che è quella che va su Malpensa ed è fissa, tutto il resto va in base al tassame. Ah! No. Zitta! No, perché io sto cercando di aggiustare la situazione, capito? Vabbè, ma senti, ma tu mi puoi fare un comunicato tipo che io dico che mi scuso, magari lo metti su tutti i taxi invece del tassame? Non lo puoi fare. Non lo puoi fare. Vabbè, andrò armato sui taxi. Lo devo fare. E non dire che sei tu. Ma se mi riconoscono? Addirittura. A me mi riconoscono tutti. La gente è sbo. Questo è il suo prezzo da pagare. Sì. Pronto. 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 Che ne è? Ciao, Anto. Che serie, presentate! Sono Herbert. 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 No,
Perché... Ma che cazzo vuoi? No. Parliamo chiaro! No. Cosa vuoi? Senti, hai visto che Berlusconi ha perso a Milano? Era il prezzo che dovevi pagare, stronzo! Però almeno questo era un tassista indipendente.